Benvenuti, qua avete l'assessore ai servizi sociali Giuseppe Fracelli che vi illustrerà l'iniziativa che partirà sabato 28, farà tappa sabato 28 aprile a Nardò. L'iniziativa è quella dei bolidi rossi, 45 Ferrari in terra salentina che saranno tra Nardò, Gallipoli e Parabita per la quinta volta. L'assessore ci tiene soprattutto a evidenziare quello che è la mission di questo evento, che non solo mira a promuovere il nostro territorio, la nostra marina, visto che faranno tappa anche a Santa Maria, ma ha una rilevanza sociale, visto che verrà devoluto il ricavato della vendita dei gadget legati ai modellini di Casa Maranello all'Associazione La Conquista della Vita, che mira a promuovere una consapevolezza alla guida della strada. Allora, intanto c'è anche la dottoressa Elisa Giannelli, che è la responsabile presidente dell'associazione Boli di Rossi, il vice Buongiorno sindaco Carlo Falangone. Io passerei proprio la parola all'assessore ai servizi sociali. Bene. E intanto è doveroso un ringraziamento alla dottoressa Giannelli che ha voluto inserire Nardò come città e come territorio in questa importante mission, per come ha detto la responsabile della stampa del Comune di Nardò. L'interessamento da parte dell'assessorato ai servizi sociali in questa prova di rilancio turistico, culturale e anche sociale della città può partire anche attraverso un raduno Ferrari. Quando c'è stata in qualche modo paventata l'idea di poter ospitare un raduno Ferrari, abbiamo cercato di capire le attinenze sul territorio di un evento che comunque è un evento che non passa inosservato. E allora la prima cosa a cui abbiamo pensato è stata quella di regalare questa giornata particolare agli anziani della città di Nardò, che da un po' di tempo a questa parte vengono tenuti in considerazione attraverso sia manifestazioni teatrali e culturali. Qua ringrazio il vice sindaco e l'assessore della cultura che ci ha voluto mettere a disposizione anche la settimana scorsa una rappresentazione teatrale, e attraverso incontri che settimanalmente abbiamo proprio con gli anziani, anche la possibilità di essere i primi in primo piano e essere maggiormente tenuti in considerazione nel momento in cui oltre 45 Ferrari stazioneranno, parcheggeranno a Nardò in Piazza Castello nella giornata di sabato 28. I vigili sono stati avvertiti, c'è anche un'ordinanza sindacale che chiuderà le aree che saranno interessate al parcheggio e al transito di queste macchine, ma la cosa più bella che ci tenevo a dire, mentre in Piazza Castello ci saranno gli anziani della città di Nardò, a Santa Maria al Bagno la manifestazione è stata dedicata ai diversamente abili, che potranno accedere nello spazio antistante Piazza Nardò, dove tutte le macchine saranno parcheggiate. Altra cosa che mi sento di dover dire, dedichiamo questa manifestazione ai tanti cittadini di Nardò che per motivi di lavoro si trovano in quel di Fiorano e in quel di Sassuolo e quindi di Maranello, patria della Ferrari, perché queste macchine vengono prodotte nelle officine dove lavorano tantissimi nostri concittadini. Per cui un saluto particolare a tutti i neritini che abbiamo spesso incontrato, neritini e neretine, che abbiamo incontrato in collezione e che abbiamo avuto piacere di avere con noi. Io passo la parola al vice sindaco, dopodiché vi parlerà la dottoressa Giannelli, che organizza ogni anno l'evento e che ci ha tenuto in modo particolare affinché questo evento potesse essere svolto nella città di Nardò. Io brevemente proprio un saluto innanzitutto alla dottoressa Giannelli, che ringrazio per la sua presenza, e agli organi di stampa. Io sono enormemente felice di questa iniziativa che l'assessore Fracella ha abbracciato per la città di Nardò, perché, come ha già detto nel suo intervento, ha un risvolto sociale che è molto importante, perché oltretutto a livello provinciale ha questa ricaduta, perché il ricavato dei gadget che verranno venduti, e noi lanciamo un appello a tutti gli appassionati e i cittadini che saranno presenti in questa iniziativa, possano pensare proprio a chi sarà devoluto poi il ricavato, perché va devoluto
all'Associazione per le Vittime della Strada, la Conquista della Vita, di cui noi abbiamo il presidente, che è il nostro concittadino Walter Gabellone. Quindi veramente è entusiasmante questa iniziativa. E mi associo a quello che diceva l'assessore, che Nardò è importante che sia stata inserita come tappa, anche perché, voglio dire, noi poi abbiamo l'importante pista qui a Nardò, e quindi è anche, permettetemi questo pizzico di orgoglio, un riconoscimento a un territorio che anche su queste questioni è molto presente a livello anche nazionale. Io mi auguro, ecco, che la città sia coinvolta pienamente, e ne sono convinto, perché coniugando lo sport, l'amore per le quattro ruote e soprattutto l'amore verso la solidarietà e chi ha purtroppo vissuto dei momenti terribili, possa essere questo un mix che possa portare a un successo di tutta l'iniziativa. Dottoressa Gianelli, a te l'illustrazione della manifestazione dal punto di vista prettamente tecnico. Ringrazio tutti gli intervenuti, il sindaco, l'assessore, grazie di avermi invitata. Oramai mancano poche ore al nostro evento, a dare vita a questa quinta edizione. Infatti abbiamo iniziato nel 2008 a organizzare questo evento, e quest'anno, come prima volta, abbiamo inserito la tappa di Nardò, spostandoci anche a Santa Maria al Bagno. Nel tentativo di far conoscere i nostri partecipanti, che arrivano da tutte le regioni del Sud Italia, altri angoli suggestivi della nostra provincia, del nostro Salento. Appunto, le bellezze paesaggistiche che ci sono a Nardò non sono state mai viste, e io intendevo farle conoscere ai nostri iscritti. Agli amanti delle Ferrari, ai semplici curiosi, sabato mattina in piazza Cesare Battisti offriremo la ghiotta occasione di poter ammirare da vicino i gioielli della prestigiosissima casa di Maranello. Infatti, in fase organizzativa, ho potuto apprezzare molto la disponibilità e la sensibilità dimostrata dall'amministrazione comunale, che ringrazio vivamente per la disponibilità. In particolare volevo ringraziare l'assessore Giuseppe Fracella, che ha creduto senza esitazioni in questo progetto. Grazie per la fiducia accordataci. Cercheremo di non deludere gli appassionati che verranno a visitare queste case di Maranello. Inoltre volevo ringraziare tutte le aziende sponsor che ci hanno aiutato in questa manifestazione, che è abbastanza onerosa. In chiusura non posso non rimarcare l'importanza che ogni anno ricopre il progetto di solidarietà. In passato abbiamo dato una mano a Cuore Amico, l'anno scorso abbiamo dato una mano all'associazione all'associazione Persone Down, sempre di Nardò. Quest'anno abbiamo voluto aiutare alla Conquista della Vita, cercando di sensibilizzare questi ragazzi alle stragi del sabato sera. Nel ringraziarvi per l'invito, io volevo darvi appuntamento. La manifestazione partirà il venerdì presso l'Effort Sport Village di Parabita per l'apertura ufficiale dell'evento, mentre il sabato mattina qui a Nardò. Dopodiché ci spostiamo per la domenica sulla pista salentina di Ugento, dove ci sarà una gara spettacolare, mentre faremo la chiusura ufficiale al Grand Hotel Costa Brada, dove ci sarà le autorità e dove si ringrazierà tutti. Ovviamente, una cosa che volevo precisare, noi avremo anche la presenza di Antonio Gabellone, il presidente della provincia, che interverrà, insomma, a Gallipoli, dove ci sarà questa manifestazione con una raccolta fondi.
Volevo ringraziare ancora l'assessore e il sindaco. Ci eravamo dimenticati di comunicarvi una cosa. Tutti i ferraristi che interverranno all'evento conosceranno il centro storico di Nardò, perché era inevitabile fargli fare una passeggiata nel centro storico, e poi le cantine Bonsegna sono liete di invitare i ferraristi per una degustazione. Quindi stiamo unendo più cose per rendere questo evento particolarmente importante per la cittadinanza, per gli anziani, per le persone down, ma anche per far conoscere il territorio e l'economia del territorio. Diventa una bella manifestazione. Mi auguro di esserci tutti quanti affinché Nardò possa prendere spunto anche da qua per essere sempre più presente in questo tipo di eventi. Grazie a tutti quanti.